Benvenuti picciotti in questo nuovo video di Fangamer. Siamo alle prese sempre con Far Cry, siamo sempre in maratona infinita, come vedete le ore sopra di me, ed eravamo arrivati a questa bella missioncina, Radio Guerrigliera. Mi raccomando che se vi siete persi le missioni precedenti le trovate nella playlist sopra di me. Allora, ci siamo. I Maximus Matanzas stanno per sganciare una bomba di verità su Yara, con uno show in diretta dalla villa di Maria Marchessa. C'è solo un piccolo problema, i soldati stanno facendo la guardia alla villa. Puoi fare ciò che sai e toglierli di mezzo? Tipo Roadi, ma con le armi. Che cos'è Roadi? Vabbè, sti cazzi. Tanto ora siamo il potere del Wallach e distruggiamo tutti, ragazzi. Siamo già qui. Scendiamo. È il momento di fare burdel. Potere Wallachoso. Clara better appreciate this. Biggio, mamma Maria's villa. Are you here? Guarda quanti sono. Guarda quel cane. Sono soldati? No. It's Marquesa's fucking house. Right. I'm gonna be a little late. Va bene, ho capito, va. Devo pensarci da solo. Dove sono gli altri? Perché non li vedo? Cazzo, così ho sprecato il potere. Special forces, of course. Ok, un paio li abbiamo fatti fuori. Ora abbiamo la scelta di fare tutto in maniera furtiva o a cazzo duro. Io propongo cazzo. Tanto già mi hanno visto. Signore, esploda! Fuori uno. Altri signori che vogliono segnare, esploda! Dove cazzo è l'altro? Signorina, esploda! Troppo bello sto arco. Signore, vediamo se riesco a passare là dal buco. No. Vabbè, esplodi da qua. No, ho fatto esplodere la palma. Ah, non è esplosa lei. Qualcun altro mi ha provato a sparare da dietro. Dove sei? Vabbè, noi nel frattempo lootiamo. Vabbè, prendiamo l'altezza. Salve. Boom. Un po' too much. Vediamo cosa c'è qua. Una bella armetta. No, polvere da sparo. Vabbè, ci sta. Biggio, ora puoi venire. You need help. Sì, with gear. It's heavy. Ah, è arrivato già qua col furgoncino. Biggio, come va, bro? A posto? Forza, sbrighiamoci. Forza. Okay. Maria's got the best gear set up here already. We just need to turn that shit on. Va bene. Accendiamo tutto. Think Talia will turn on the antenna, lights, speakers? No way, man. Okay. I'll help. Yeah. Dobbiamo fare tutto noi, al solito. And Radio Libertas happening. I'll be here monitoring your progress. Motherfucker. Ah, questo controlla i miei progressi, quell'altro non lo fa. Va bene. Ah, che dobbiamo fare qua? Vabbè, ci sono tre pulsanti da schiacciare, okay. Che ci voleva. Secondo pulsante. Ah, questo gli bastava un pugnettino sopra, ottimo. E qua c'è l'altro. Tutto sto bordello. Dai. Marchesa's got a serious lightboard. Piccio! Oh, guarda. Ah no, ok, vieni sul palco o sul tetto devo andare? Ma? Cojone, so lifelike. Where the hell are Paolo and Talia? Like shit. This always happens before a show, right? Finally. Ah, stanno per fare un concerto? Cosa fanno? Questi qua sono bruciati di cervello, ragazzi.
Verdad sobre todo. Vediamo questa band rivoluzionaria. Falla, porque la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los yaranos. Tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya. Y bueno, es un pueblo que arde metiendo la galla. Yo me estralla. Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Credo che quell'elicottero non sia con noi. Ci penso io a fare saltare in aria. Non ti preoccupare, non ti prendere d'ansia, Gioia. Tranquilla. Ah, possiamo usare quest'arma. Danny, protect the gear. Soldados will try to kill a broadcast. If the equipment goes down, Radio Libertad goes down. Won't let that happen. Ok. Così è molto meglio. Molto molto meglio. Qualcun altro deve arrivare? Ho finito le frecce. Non c'è un posto per ricaricare qua. No. Finiscono, siamo altro, ragazzi. We murdered it! Best show ever! Wait! Dahlia's at the mic again? Asso. Encore! Che cazzo! Aspetta, ragazzi, proviamo a riprendere l'arco con lanciarazzi. Abbiamo... Ah, ma via, perché c'ho... perché non è che ti puoi fare un'attrezzatura tutta esplosiva da un lato. Cosa vuoi? Oh. Oh. No, non devo scendere! Gioco di merda. Ok, è tutto abbastanza a posto. Cioè, qualcosa è un po' distrutta, però. Ma quello è uno dei nostri? Si è inciampato quello piccolo. Oh, me lo stanno distruggendo l'impianto luci questi. Bella canta la fresco nel rosa. A posto? Hey Danny, how about we end the show with a bang? Come finiamo col botto? In che senso? Figata. Ci sta, ragazzi. We fucking go again. Show's over. What are you talking about, Paolo? You made your point to Marquesa. No tenemos miedo, mi gente no falla. So you got her thinking she's hard like Libertad now. She went to America like a pussy instead? Fuck, Talia, we can have a life there. Oh yeah, smile at the Yankees while we clean their toilets. Stanno litigando, c'è un problema in paradiso? They don't want us, Paolo. My life is here, fighting with Libertad. Libertad? Libertad just wants our fans. You think Clara Garcia gives a shit about you? Me, Danny? Hey, Caris. Oh, so now you're against Libertad. After all the shit we've been through, the surgeries, your family? My surgeries! My family, not yours. This isn't my war. When this is over, I'm still gonna have to fight to live here. It's like you forget that I'm trans in fucking Yara. So don't talk as if you know what it's like for me.
A real man doesn't run. Suerte. They'll be fine. They'll be fine. Don't think problemi so, in paradiso. Quindi abbiamo fatto anche questa missioncina. Cosa sta succedendo a Torre de Leon e Speranza? Cioè, Castillo e Fiolo. Miss Tilly, I'm afraid Anton e Diego. Let's get right to it. Erano incazzati. You spend a lot of time with your father. He is a great teacher. And your mother? Che classe di tonteria è questa, Maria? Es el estilo americano. Let's talk Viviro. A cancer treatment that extends the lives of millions around the world, except in the United States. My own father is stage 4. Why do you make Americans wait? It's very American to expect what does not belong to you. You refuse diplomatic overtures, even promises to lift the blockade. I am sorry about your father, but Americans will wait, just like everyone else. Yesterday your network, Yaravision, was hijacked by rebels. They called for the liberation of so-called outcasts from Viviro labor camps. Is Viviro produced with slave labor? Truth or lies? The truth, of course. Yara did not write the playbook. Slavery was your first corporation. 1800 to 1860. Cotton was your number one export. Grown by whom? Just a second. Slaves. 4 million Americans worth $3.5 billion. The number one asset in your economy was people who look like me. What is that called? A history lesson? A head start. Replaced by $1 billion prison industry that pays its inmates pennies. America is not alone. Correct. Children sew our clothes, sweatshops build our phones, and Viviro saves millions of lives. Do you think that those lives care where it comes from? Santos Espinosa executed your father in the 1967 communist revolution. You were imprisoned at the age of 13, the same age as Diego. You were self-educated? My mother was a wonderful teacher. I understand you were forced to endure 15 years of hard labor. Pruning tobacco. I hear you still have the blade. When Yara becomes paradise, when I give my Viviro to America, my methods, your questions, no one will care. We're done here? For your father. Discorsi duri di gente dura. Mamma mia. Dai, ora li ammazziamo tutti a questi. Dobbiamo parlare con Talia. E poi vediamo il da farsi. Allora, signorina, mi dica. Paolo's gone, but I still gotta... Lasciamo Maria Marchessa al verde. You and I, we're gonna take the war straight to Maria Marchessa. I've been waiting to do this a long time. Che è proprio incazzata, raga. The Ministry of Culture blacklisted us. Then they kidnapped me, tried to brainwash me, silence me. Well, we're going to censor la fucking censora, Danny. Her propaganda, billboards, advertising, her whole rum factory. We're going to fuck it up. Bankrupt. Ah, dobbiamo distruggere tutto, proprio attacco massimo. We won't even have any ass-lift money left. Her fucking propaganda machine took our voice, so we got only one option left. Our bullets. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, ci sto. Dobbiamo distruggere tutto. Testa calda, operazione testa calda. Già il titolo mi piace. Dobbiamo distruggere cartelli. Propaganda. Dobbiamo distruggere tutto e di più, ragazzi. Distilleria. Distruggi i furgoni e i cartelloni. Li troverò per strada, va bene. Qua c'è un cartellone. Io non lo distruggo. Ok, fuori uno. Ok. Andiamo avanti.
Vediamo se dobbiamo distruggere anche questo. No, questo non ce lo fa distruggere. Ok, abbiamo distrutto un po' di cose per strada, adesso dobbiamo attaccare la distilleria di Roma. Ok, vabbè, ma se andiamo a cazzo duro sti cavoli. Ah, guarda quanti uomini. Ok, momentino Wolak. Intanto loro non mi vedono, sono qua davanti a loro. Abbiamo fatti scomparire un po', là c'è un altro. L'ho fatta, boh, vabbè. Ragazzi, la di pompa. Boom baby. Ok, devo distruggere tipo sti cosi. E uno. Adios to City Rome. Ah, uno è proprio qua dentro. Non è stata una bella mossa. L'ultimo. Devo distruggere qua le casse di scorte di Rum. Ok, allora una l'abbiamo distrutta che era lì. Ok, qua c'è un'altra. Perfetto. Ah, ma qua ce ne sono altre. Mastigare. Metri. Andiamo alle munizioni, raga, ok. E andiamo alla prossima parte. Dobbiamo andare a distruggere la statua di Anton. C'è un'enorme statua di Anton in castello. Mi servirà una bella potenza di fuoco per distruggere tutto. Ok, quindi abbiamo fatto bene a caricare le munizioni. Solo che ormai, secondo me, questi soldatini devo uccidere. Devo conquistare la distilleria. Dove vai? Sono qua. Seri? Oh, ok. Dalia, I'm at the statue. Bullets are going to go. Vedete la statua? I'm gonna need to blow it up somehow. Guess you gotta get creative, Gideon. Sì. Ucciderò un bel po' di gente qua. Oh, siamo un po' di gente e poi cerchiamo di far esplodere tutto, raga. Stai nascondendo dietro la mia macchina, ma si sente. Sono tutti con lanciarazzi.
Vabbè, cerchiamo di fare distruggere tutto. Easy. Chissà quanto costava. Talia, it's done. Screwed. It's going to cost that bitch millions to get all that back. I thought you'd be more happy. Look, millions can't regret what I lost. But that's okay, because we're just getting fucking started. Ok, ok, torniamo. Abbiamo completato anche questa missione distruggendo un po' di roba della Marchessa e dando un bel colpo di grazia al suo regime. E ci siamo spostati per la prima volta pure Speranza, anche se secondo me ancora c'è tanto da fare qui. Allora, la prossima missione che dovremmo fare è questa qui. Dani, Dani, sbronziamoci, devo fare il guerriero con la birra e io il tipo solitario che ti aspetta a seconda. C'è una festicciola con bicio che non so a cosa porterà. Prossima missione, storie in bottiglia con Bicio. Quindi per questo video finiamo qua. Vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un like, un commento, seguirmi in tutti i link che trovate in descrizione ed iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video con Far Cry e il vostro FamGamers.